Ciao ragazze, oggi vi mostrerò come fare appunto rabbia. Io l'ho disegnato su una ruotina, quindi l'ho prima opacizzata e poi ho steso direttamente questo semipermanente Red Salsa Ilac della Peggy Sage. L'ho steso bene, ho fatto due passate e poi l'ho catalizzato in lampada. Successivamente l'ho sigillato sempre con il Top Finish UV e il sigillante semipermanente della Peggy Sage, l'ho catalizzato, l'ho sgrassato e poi ho opacizzato bene la superficie. La dovete opacizzare bene in modo che l'acrilico aggrappi meglio alla superficie. E poi ho spolverato e ho iniziato a disegnarlo. Io mi sono facilitata disegnandolo prima a matita, perché se no sarebbe venuto deformato rabbia. E poi ho iniziato con i bordi, con il nero, poi li ho riempiti e poi li ho ripassato di nuovo il nero per definire meglio i contorni del disegno.
Dopo aver finito il disegno, lo lasciate asciugare bene l'acrilico e l'ho sigillato sempre con il sigillante per il semipermanente della Peggy Sage. Ho dato una passata bella abbondante di sigillante, l'ho fatto catalizzare, poi l'ho sgrassato e questo è il risultato. Spero vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video con tristezza. Ciao ciao, alla prossima!